Il Consiglio Camerale il 27 di dicembre ha approvato il bilancio camerale stanziando 11 milioni e mezzo di euro per attività promozionali. Quindi verranno lanciati dei bandi da qua ai primissimi giorni di febbraio, che sarà un bando rivolto a tutte le amministrazioni comunali, quindi anche alle isole, volte non soltanto al Natale. Quindi facendolo per tempo a febbraio potranno programmare attività promozionali che possono valere anche per il periodo estivo. Un bando per la cultura, quindi per i teatri, non solo quelli napoletani, cioè della città, ma anche della provincia. Un bando per le nuove tecnologie, quindi il rinnovo del PID, appunto impresa digitale, ma anche attrezzature e parco macchine, attrezzature nuove per le imprese. Quanto è importante sostenere le imprese, il commercio al dettaglio, perché internet sta prendendo una grossa parte di mercato? Sicuramente oggi stiamo vivendo con i saldi è una risposta sicuramente molto più concreta rispetto al commercio elettronico, alle giornate dei centri commerciali. Noi cerchiamo sempre di promuovere i centri naturali, quindi i commerci di vicinato. E tra le attività promozionali lanceremo Maremo da Capri, un evento importante che non si faceva dagli anni 60, chiaramente una su delle isole delle perle del nostro Golfo. L'obiettivo è far crescere il lavoro, il fatturato, il commercio e dare un calcio alla crisi per questo 2020. Sicuramente c'è un'innovazione che registra sempre l'apertura di attività, soprattutto delle piccole e medie imprese, delle microimprese. Questo significa e denota una volontà della nostra capacità manageriale, della voglia di cimentarsi, di mettersi in proprio. E su questo cercheremo di fare anche delle giornate di apertura della Camera a queste nuove imprese, dandogli il benvenuto nel mondo dell'economia del territorio. La Camera di Commercio ha finanziato diverse iniziative per lo scorso periodo di dicembre. Qual è il bilancio che avete avuto? Il bilancio è stato soddisfacente e anche su questo non ci sediamo sugli allori e rilanciamo. Faremo un bando a febbraio per Lucidi Artista. Salerno ha fatto bene e si vede, così anche Salerno, ma anche piccole realtà come Pomigliano d'Arco. La Camera ha stanziato 1,5 milioni di euro per illuminare la città di Napoli e il bando sarà fatto a febbraio, per consentire la costruzione di luminarie soddisfacenti che possono illuminare non solo il centro storico, le zone abitualmente illuminate già dall'amministrazione comunale o dai commercianti in maniera autonoma, ma tutta la città.